Radio Roma Capitale, l'air show della città che vive intorno a te. Ivano Nardi e Marco Porpora, ciao ragazzi, innanzitutto benvenuti. Ciao, grazie dell'ospitalità. Grazie a voi per essere ancora una volta qui ai nostri microfoni, grazie per aver accolto il nostro invito, scusate ancora l'attesa perché immagino insomma che una mezz'oretta lì dentro a un certo punto non sa pure più che fare, insomma. Flamboyant, spero di averlo pronunciato nel modo più corretto possibile, la realtà che andremo a descrivere, volendo subito tuffare chi ci ascolta nel discorso, che cos'è sì, Flamboyant? Flamboyant è un'azienda orfa, che si rivolge a moltissime gioiellerie e alle quali fa assistenza a 360 gradi, cioè sostanzialmente sono due aspetti. Uno è la creazione di gioielli personalizzati, il secondo è mettere mano su qualsiasi gioiello a livello di riparazione. In sostanza, chiunque entra in gioielleria, quello che non te l'hai già fatto, noi riusciamo a espletarlo. Ah, quindi si tratta di proprio realizzare in tutto e per tutto quello che è il desiderio espresso dal committente. Diciamo che noi ci distinguiamo per recepire le istanze dall'utente finale. Oh, ma se ho ben capito, si rivolge a voi la gioielleria? La gioielleria, noi facciamo conto terzi gioiellerie e in sostanza si rivolge a noi per riparazioni e per, non so, il cliente ha mandato un'immagine di Google, ok, come lo traduciamo? Quanto deve costare? Il tutto poi avendo moltissima tecnologia al top del settore, davvero. Immagino che sia poi sempre in evoluzione il discorso tecnologia nel settore. Evoluzione continua e permanente. E questo presuppone pure un continuo aggiornamento da parte vostra, immagino, sì, cioè che non ci si può mai sentire arrivati in tutto mai, e per tutto. Insomma. Mai, assolutamente. Squadra giovanissima che come dire, sperimenta continuamente qualsiasi soluzione. Poi le recensioni raccontano, no? Anche quelle a volte soluzioni possono essere impossibili. Però ben solving, domani, poi insomma la tecnologia e l'età aiuta anche in tempi rapidi. E oggi nell'era in cui insomma, Amazon ci ha educato a oggi lo desidero, domani ce l'ho, è un po' così, no? Io sono uno, si programma le cose, ma se devo fare regalo a mia moglie esco alle 6:30 e voglio una cosa bella, particolare. Ecco, noi rispondiamo un po' a questa esigenza qua. E allora vorrei capire un pochino meglio anche voi personalmente, visto che siete qui con me, di che vi occupate, quindi sia Ivano che Marco, vorrei capire un pochino meglio il vostro ruolo all'interno di questa realtà comunque. Vai Ivano, comincia. Io? Vado io. Okay. Sì. Io sono, come si diceva una volta, il vecchio titolare. No? In realtà è una squadra, mancano molti ragazzi. Saluti, diciamo. Facciamo un saluto generale per non dimenticare nessuno. Alla Bea, a Alessandra, Andrea, Mogliettina, Luca, a Jessica, Luca, Alessandro, quindi a bella Sandrocchio, squadra. A Guido, quindi una bella squadra. E ci interessa anche a noi, come dire, ci occupiamo di diversi aspetti. Tutti con estrema autonomia e al centro davvero la persona. Non è la classica ditta del titolare, non c'è niente, solo io. Noi abbiamo fatto anche Marco vi racconterà di questa rivoluzione che stiamo facendo da un punto di vista comunicativo. Mm-hmm. Non più, ripeto, impostazioni con foto impostate, bensì tutta una rivoluzione digitale. Abbiamo aperto appena adesso un canale YouTube. Guarda, in realtà vai, Marco, vai. Non tutti hanno l'opportunità di venire a vedere con i propri occhi quello che succede dentro il nostro laboratorio. Quindi a questo punto comunicarlo nella maniera efficace è fondamentale. Certo. Adesso ci troviamo a confrontarci con dei prodotti finali di brand che fanno in modo che la qualità è alta, la qualità dell'asticella si deve alzare. E noi ci contraddistinguiamo grazie a far vedere dietro le quinte di quello che succede dietro il gioiello. A tutto quello che c'è dietro, che noi magari diamo quasi per scontato, quasi non per pensiamo, scontato, anzi più che per scontato, proprio non possiamo neanche pensare tutto quello che c'è dietro, il lavoro meticoloso e come dire, di precisione che c'è, che credo sia... Il lavoro assolutamente macro, questo è il termine sia fotografico che... No, anche finalizzato a un discorso di diffusione di contenuti, perché purtroppo c'è poca conoscenza. Per esempio col blog che cominciai a fare sul sito, che Marco, vabbè... Stiamo amplificando da un punto di vista video, fotografico, stiamo immettendo veramente molto. E con un messaggio WhatsApp direttamente al sito abbiamo ricevuto istanze, come dire, che magari la gioielleria non ne recepiva.
per cui la persona che ha cambiato il moschettone per poi perdere la catena ha speso 150 euro con un grosso moschettone, quando con 20 euro c'hai un acciaio di qualità superiore che risolve il problema meglio, o la sicurezza del diamante. E molto spesso, no, ma il mio cliente non può spendere, ma queste griffe sono delicate. Con 100 euro lo metti in sicurezza, 150 euro lo metti in sicurezza definitivamente. E quindi l'investimento, messaggi che, fotografati, videati, esatto, rendono effettivamente che cosa è quella. Non è solo una garanzia formale a parole, che non sfondava. Con questa rivoluzione grafica abbiamo fatto, il messaggio è arrivato, cioè capire perché devo spendere 20 euro il problema fra 15 giorni o spendere 150 anziché fare una montatura nuova da 500 addirittura, e è meglio. E ecco, questi video raccontano, esatto, questa cosa che non raccontabile, che è nella nostra esperienza, ma perché l'utente deve spendere una cifra e poi risolvere parzialmente la montatura nuova con le gif piccole magari. È assurdo, no? Dove li troviamo quindi questi progetti, questi video che mi citavi? Stiamo adesso costruendo un canale YouTube, mm-hmm, perché diciamo è una piattaforma che ci permette anche con tempi diversi da quelli di social, andare a spiegare. Certo, con il social è difficile poi spiegare nel dettaglio alcune cose, sì, dove è molto più veloce. È un, diciamo, è un punto d'inizio. Però nei tempi 15, 30, 60 secondi massimo del social, alcune cose mi sa che è giusto anticipare in quel settore, ma poi alcune piattaforme, come appunto c'è YouTube, ci permettono di spiegare tutte le fasi anche con una vista ravvicinata. E la bellezza è proprio in questo, cioè andare a vedere delle strutture che chiaramente non sono visibili a occhio nudo. A quel punto secondo me si scopre proprio il dietro alla parte del gioiello, che è fondamentale. Ah, tutta quella parte che dicevamo che è fondamentale, imprescindibile, necessaria, ma che, come dire, noi non addetti ai lavori a volte non pensiamo, ecco, neanche che ci possa essere. Noi vediamo così il gioiello, non pensiamo a tutto il lavoro che c'è dietro, che immagino a volte sia pure anche abbastanza ma lungo. Ma la differenza anche di qualità, a parità anche di costi, ci sono delle differenze spaventose. E ecco, quello che racconta Marco è, vuol dire, e trasformare realmente in evoluzione davvero, anche perché non c'è moltissimo, abbiamo scoperto non c'è quasi nulla. Si racconta, non so come faccio Nellino, ma raccontare perché una cosa o informare come scegliere. Noi abbiamo delle chat, non so, da Milano, da Sicilia. Ma infatti anche questo, rendere un po' più consapevole il cliente. Insomma. Ci mandi una foto, vediamo dopo una decina d'ore di lavoro, insomma. Ci direttiamo con te figli, due ce l'ho di là, poi stelle. Ci mettiamo con te figli a raccontare e a ricevere, poi anche per conoscere le reali esigenze, che per noi è importante. Questo ai fini di una crescita e di una ricezione e di una gestione delle nuove problematiche. Non aspetti, non c'è più la catena dei 100 grammi da una volta, c'è una catena da un grammo. Quindi proprio anche a livello informativo mi sembra di aver capito, portare un pochino alla portata di tutti queste molti tematiche, molti contenuti che... e informativi che aiutano a fare una scelta. Io nel Covid ho imparato alcune cose su YouTube, ho imparato a fare delle cose su YouTube avendo avuto il tempo, e l'ho trovato super efficiente. Dico, ma perché non dobbiamo avere modo di diffondere dei contenuti? Per la stessa spesa fai una cosa completamente diversa. C'è già il nome del canale YouTube? Già lo abbiamo? Flamboyant. Giustamente, immaginavo, insomma, Flamboyant, quindi direi che non potete sbagliare, Flamboyant è scritto così come lo pronunciamo, quindi con una I lunga o J invece che la I comunque, Flamboyant, quindi noi direi che non lo potete sbagliare neanche per quanto riguarda appunto YouTube. Volendo un pochino capire quelli che possono essere anche i progetti futuri relativi a Flamboyant, c'è qualcos'altro che mi volete preannunciare, ragazzi, oppure siete tipi un pochino scaramantici? Questo no, assolutamente. La parola Ivano. No, questo lo vai, è tuo. Sei giovane, è in arrivo dopo una lunga e penata attesa, altro che questa qui. Altro che questa. Siete abituati. Da febbraio da un macchinario straordinario, uh-huh, di altissima precisione che non c'è in Centro Italia, quindi è una rivoluzione, quindi unico per il momento, insomma, qui. Ci rivoluziona anche il modo di lavorare dentro, perché a seconda del gioiello, dell'istanza che riceviamo, a seconda della tempistica o dell'effetto, noi adotteremo delle tecnologie diverse. E questo ci dà un'immensità di opportunità. Anche una grande differenziazione, perché come dicevamo,
Viva i giovani, che io sono mai vecchio per gestire una cosa del genere, ma loro sono digitali, si mettono lì dentro. È un po' la sfida del nostro laboratorio, che è molto attrazione giovanile e tecnologico, come dire, coniugare il know-how. Noi dobbiamo trasferire il know-how, porte aperte a tutti, e loro hanno l'impronta digitale, che volano. Quindi coniugare un po' innovazione e tradizione, che vanno un po', devono andare di pari passo, credo, in questo ambito, insomma. Esatto. Ebbene, quindi macchinario, come dire, rivoluzionario, so ben capito, che faciliterà, insomma, faciliterà, renderà ancora più efficace quel vostro lavoro, Marco, più che faciliterà, racconta, magari. Lo renderà più facile o più efficace, insomma, o entrambi? Facile non lo so, insomma. È una domanda interessante. Facile non è il termine corretto, perché secondo me l'obiettivo è ampliare il ventaglio di opportunità, di insomma. Di personalizzazione. Esatto, di personalizzazione. È chiaro che di fronte a una riparazione, se si è legati a un concetto analogico, diciamo, tra virgolette, procedi con il percorso analogico. Nel momento in cui incorpori un know-how, diciamo, classico, un know-how avanguardistico, digitale, di lavorazioni top level, diciamo, come tecnologia, hai la possibilità di fare diverse scelte. E questo, secondo me, è il punto di forza, la libertà. Anche in base al tipo di lavoro, quindi avere poi l'opportunità di scegliere quale può essere, come dire, la soluzione migliore. Anche con i tempi. Per esempio, i tempi è una cosa fondamentale. Prima, quando stavo dicendo, interpretare le esigenze del cliente. Se sei legato a un'unica strada di lavoro, cioè un'unica metodologia, è chiaro che la metodologia è quella e ha dei tempi. Ah, certo. Quello è chiaro. Nel momento in cui te hai un ventaglio di lavorazioni e di esigenze, hai anche differenti opportunità, quindi alla fine anche a livello di tempistica è un vantaggio, certo, diciamo, sia dalla parte nostra che dalla parte del cliente. Quando arriverà, quindi, questo? Ce l'abbiamo i tempi? Ci abbiamo un annuncio, facciamo un annuncio, diciamo, feci la battuta al nostro fabbricante, al quale abbiamo sofferto insieme, perché è una persona straordinaria, sì. E ci ha mandato un messaggio sabato, uh-huh, e gli dissi: guarda, questo è il sabato più bello dopo il mio matrimonio. E beh, i figli sono nati in mezzo alla settimana. Anzi, no, scusami, sarà la domenica più bella dopo il mio matrimonio. E i figli sono nati in mezzo alla settimana, quindi è la seconda domenica più bella della mia vita. A 52 anni, qualche domenica l'ho passata. Vabbè, quindi è in procinto, da qui è massimo un mese. Siamo arrivati. E io allora spero di ritrovarvi, ragazzi, magari per aggiornarci ancora una volta e per preannunciare a tutti gli effetti anche l'arrivo, insomma, di questo macchinario. Nel frattempo volevo sapere se c'è qualche contatto e qualche riferimento utile per chi ci ascolta, per approfondire un po' quello che è stato il discorso che abbiamo fatto quest'oggi. Dove possiamo trovare? Allora, sicuramente i canali tradizionali, quali email, perciò info@flamboyan.com, poi a cascata il sito, ovviamente, e sì, tutti i social che WhatsApp, abbiamo. C'è un WhatsApp, c'è una icona dedicata velocissima per noi meno digitali. E sì, la vedo qua in basso a destra. Proprio. Sì, basso a destra, potete mandare messaggi, foto, richieste, informazioni, rispondiamo a tutti. E allora magari il sito, il giorno stesso. Vai, prego, scusa l'interruzione. No. Questo per ampliare la gamma delle richieste a 360 gradi, è velocissimo. Ve lo ricordo anch'io, quindi il sito web è www.flamboyan.com. Vi ricordo che Flamboyan è più facile a scriverlo di quanto non potevate pensare, così, quando l'abbiamo pronunciato. Quindi Flamboyan, così come l'abbiamo detto, con la J o i lunga, e non con la I. Mi raccomando, questa è l'unica cosa da spiegare, ovviamente, in radio. Quindi flamboyan.com. C'è qualcos'altro, ragazzi, di utile per chi ci ascolta? A livello di contatti? A livello di contatti, chiaramente dal sito poi a cascata abbiamo Instagram, Facebook, YouTube, ne abbiamo ampiamente parlato. Chiaramente lo stiamo arricchendo, e stiamo arricchendo anche un canale, diciamo, una pagina di LinkedIn, mm-hmm, dato che noi siamo molto vicini al settore B2B, e per ora sono queste, diciamo, le costellazioni che ci girano intorno. Amplieremo il nostro universo in tutti i sensi. Ebbene, io vi ricordo il sito, perché poi li trovate tutti gli altri contatti e riferimenti che possono tornarvi utili, quindi www.flamboyan.com. E a questo punto non mi resta altro che ringraziare e salutare chi ce ne ha parlato, ovvero i nostri ospiti, quindi Ivano Nardi e Marco Porpora, che ringrazio e quali auguro anche una buona serata e un buon lavoro, ovviamente. Grazie ancora, ragazzi. Grazie a te, Radio Roma Capitale, per averci ospitato e hai citato questa bella opportunità. Spero che riaccada, ragazzi, spero di ritrovare
salutarvi perché è un discorso come sempre anche che ci può interessare tutti quanti, quindi grazie ancora ad Ivano e Marco e spero di ritrovarli, come già detto. Nel frattempo gli auguro un buon lavoro e una buona serata. Ciao ragazzi, grazie mille. A presto. Radio Roma Capitale, il show della città che vive intorno a te.